Dopo il Natale, anche oggi per Santo Stefano Bavanti la zona rossa cominciata alla vigilia e proseguono così anche i controlli della Polizia Municipale di Arezzo concentrati sulle principali direttrici di entrata e di uscita della città. Effettuiamo una serie di controlli atti a verificare che gli spostamenti siano rigorosamente motivati e giustificati, verificando in primis il numero delle persone a bordo e poi la presenza dell'autodichiarazione nella quale c'è racchiuso il motivo dello spostamento. È infatti il terzo giorno di stretta totale decisa dal governo con l'obiettivo di contenere i contagi da coronavirus, dunque ancora divieto di spostamenti se non necessari ed inderogabili. Ci si può spostare chiaramente per ragioni legate al lavoro, perché ci sono le situazioni di emergenza o particolari legate a problemi di salute o assistenza di persone che non sono autosufficienti. E poi c'è questa possibilità da parte di coloro che hanno parenti con cui si possono ricongiungere, con delle limitazioni che riguardano il numero delle persone massime, la presenza di bambini o persone disabili o persone non autosufficienti. I controlli che sono stati effettuati e che continueremo a effettuare anche nel pomeriggio e nella giornata di domani hanno dimostrato che gli spostamenti sono tutti giustificati e in pieno rispetto delle norme previste dal DPCM. La prima parte della zona rossa durerà ancora sino a domani, poi una breve pausa prima della nuova stretta per Capodanno ed Epifania. Dobbiamo avere la pazienza di mantenere questo atteggiamento e questa educazione che abbiamo dimostrato in questi giorni fino a domenica sera. Dopo chiaramente alle 22 scatta il coprifuoco fino alle 5 della mattina e dalle 5 della mattina del lunedì rientreremo in zona arancione, dove ci sarà un allentamento un po' di queste clausole stringenti che hanno caratterizzato queste festività natalizie.